benvenuti a un nuovo video di Dentro la Scatola. Oggi parliamo di Cosmic Encounter, che è uno dei miei titoli preferiti di sempre. Esatto, e conoscendo Federico vi posso garantire che non vi dice una bugia. Si tratta appunto di Cosmic Encounter, titolo di più autori, non me li ricordo a memoria, sono moltissimi. Quattro autori se non vado errato, per 3-5 giocatori della durata di circa 1-2 ore a partita. In questo gioco ci troveremo a interpretare una razza aliena, ce ne sono veramente decine solo nella scatola di base, e ognuna ha le sue abilità speciali che cambiano e modificano veramente molto il flusso di gioco, le regole di gioco, e quindi rendono ogni partita veramente unica. Abbiamo diplomazia, abbiamo battaglie per la conquista di pianeti, e abbiamo alleanze. È veramente un titolo molto completo, per così dire, e pensare che è un titolo vecchio di quasi 50 anni e veramente lo rende ancora più speciale, secondo me. Sì, assolutamente d'accordo. Per cui direi di andare a vedere appunto insieme il setup e le meccaniche di gioco e poi ci ritroviamo qui per il nostro giudizio. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. In Cosmic Encounter siamo delle razze aliene in conflitto tra di loro e il nostro scopo sarà essere il primo giocatore a formare 5 colonie su pianeti al di fuori del nostro sistema di origine, composto da 5 pianeti per giocatore. Per colonia si intende la presenza di una o più navicelle del proprio colore su un pianeta avversario. Durante il suo turno un giocatore sarà l'attaccante, individuerà un avversario che dovrà difendersi ed entrambi potranno chiamare in causa altri giocatori come alleati. Vediamo meglio i materiali principali di gioco per il setup. Nota bene, le regole che vi mostrerò sono quelle indicate per le vostre prime partite. Al centro del tavolo trova spazio il warp, dove finiranno tutte le navi sconfitte. Su di esso trova spazio il segnapunti, che tiene traccia delle colonie esterne ottenute. Il portale iperspaziale è invece utilizzato negli scontri, vedremo come successivamente. Ogni giocatore, come anticipato, riceve i 5 pianeti del proprio colore, il proprio sistema di origine, e 20 navicelle che vanno disposte in gruppi da 4, impilate, su ciascun pianeta. Si prende il mazzo di carte destino, rimuovendo le carte che fanno eventualmente riferimento a colori non utilizzati durante la partita, e si mescolano quindi le carte rimanenti. Si scelgono ora gli alieni. Ogni alieno, come vedete, ha una propria scheda sulla quale è chiaramente specificata la propria abilità, da usare, come vedete, in un momento molto preciso del turno. Non starò ovviamente a elencarvi le numerose razze disponibili, ma vi segnalo che ognuna ha in alto a sinistra dei colori, che praticamente fanno una sorta di semaforo e che vi aiutano a capire a che livello di abilità appunto fanno riferimento. In altre parole, verdi per le abilità più semplici da usare, gialle per le intermedie e rosse invece per i giocatori più esperti. Si mescola quindi il mazzo cosmico e si fornisce una mano di 8 carte a ogni giocatore. Si pesca invece dal mazzo di carte destino una serie di carte sino a quando non si scopre il colore di un giocatore, che a quel punto diventa il primo giocatore. Le carte scoperte verranno poi rimescolate all'interno del mazzo destino. Siamo quindi pronti a iniziare. Durante il proprio turno, un giocatore, come anticipato, svolge un incontro e, se lo vince, può svolgerne un secondo. Terminato il secondo incontro, o perso il primo, il turno passa al giocatore successivo. Ogni incontro è composto da 7 fasi, vediamole nel dettaglio. La prima fase, raduno, consiste nel recuperare una propria nave dal warp e riposizionarla su una propria colonia, di origine o straniera. La seconda fase, destino, consiste nel pescare una carta destino. Se si pesca una carta colore, come in questo caso, il giocatore è tenuto ad attaccare il giocatore di quel colore. Se si pesca invece il proprio colore, si può tentare di scacciare una colonia avversaria dal proprio sistema di origine. Allo stesso modo, se si possiede un proprio pianeta del sistema di origine privo di navi, si può rifondarlo gratuitamente. Esistono anche carte particolari, come ad esempio le carte a scelta o le carte speciali, che praticamente permettono al giocatore di scegliere un preciso giocatore o di seguire la regola riportata per scegliere chi attaccare. Nella terza fase, lancio, l'attaccante prende il portale iperspaziale e indica chiaramente quale pianeta vuole attaccare. Prende quindi da 1 a 4 navi da qualsiasi sua colonia e le posiziona sul portale. Le navi possono venire dalla medesima colonia o, perché no, anche da colonie diverse. A questo punto inizia la quarta fase, alleanza, probabilmente la più interessante di tutto il gioco.
L'attaccante elenca quali giocatori desidera come alleati, quindi il difensore fa lo stesso. A questo punto i giocatori, in ordine orario partendo da quello a sinistra dell'attaccante, decidono se aiutare o meno uno dei due schieramenti, purché in caso siano stati chiamati in causa. Se infatti un giocatore non viene chiamato come possibile alleato, non può partecipare a uno scontro. Se si partecipa, si forniscono da una a quattro navi da qualsiasi propria colonia allo schieramento supportato. Passiamo alla quinta fase, strategia. L'attaccante e il difensore giocano una propria carta in contro coperta. Se il difensore non ha più carte in contro, può scartare tutta la mano e pescarne altre. Se invece l'attaccante non ha carte, termina immediatamente il turno. Nella sesta fase, rivelazione, i giocatori rivelano contemporaneamente la carta in contro giocata. A questo punto possono verificarsi diverse situazioni. Se entrambi i giocatori giocano carte attacco, sommano al valore della carta il numero delle navicelle proprie e alleate eventualmente, e vince il giocatore che raggiunge il numero più alto. In caso di parità, vince il difensore. Se un giocatore rivela una carta attacco e l'altro invece una carta negoziato, quest'ultimo perde in automatico, ma ottiene un risarcimento, cioè prende tante carte dal vincitore quante sono le proprie navi perse nel warp, alleati esclusi. Se entrambi i giocatori invece giocano una carta negoziato, tutti gli alleati riprendono eventualmente le proprie navi. A questo punto i due giocatori principali hanno un minuto di tempo per trovare un accordo, ad esempio scambiare carte o permettere la formazione di una colonia su un pianeta. Se non riescono ad accordarsi in un minuto, perdono entrambi tre navi a testa nel warp. Se invece uno dei due giocatori gioca una carta metamorfosi, copierà esattamente la carta dell'avversario e andrà risolta di conseguenza. Durante questa fase, gli alleati possono eventualmente giocare carte rinforzo, che potenziano l'effetto delle carte incontro. Terminata la fase di rivelazione, passiamo alla settima fase, di risoluzione. Anche in questo caso possono verificarsi differenti situazioni. Se vince l'attaccante, come in questo caso vedete 6 più 4 10, 14 invece più 6 fa 20, quindi vincono gli attaccanti, tutte le sue navi e quelle degli alleati vengono poste sul pianeta. I giocatori che appunto hanno fondato la colonia, in questo caso il giallo e il rosso, avanzeranno di uno sul tracciato del warp. Il difensore invece e tutti i suoi eventuali alleati perdono tutte le proprie navi all'interno del warp. L'attaccante può quindi svolgere un secondo turno. Qualora invece vinca il difensore, come in questo caso dove appunto ho invertito le carte, 14 più 4 18, 6 più 6 appunto 12, vince il difensore, in questo caso tutte le navi dell'attaccante e dei suoi eventuali alleati finiscono nel warp. Gli alleati del difensore, se ce ne sono, riprendono invece e riposizionano le proprie navi e ottengono una ricompensa. Per ogni nave con cui hanno contribuito alla difesa, potranno recuperare una propria nave dal warp o pescare una carta dal mazzo cosmico. Come anticipato all'inizio, queste sono le regole per le vostre prime partite. Il titolo presenta numerose varianti sul regolamento, che vi lascerò il piacere di scoprire. Il gioco prosegue in questo modo, a turni in senso orario, fino a quando un giocatore non conquista 5 colonie sui pianeti avversari, venendo dichiarato il vincitore. È anche possibile che più giocatori contemporaneamente ottengano 5 colonie, e in questo caso la vittoria verrà semplicemente condivisa. Beh, direi di iniziare partendo dai componenti. Ci sono state tante edizioni di questo gioco, direi che a livello di componenti probabilmente questa è la più bella uscita finora. Ci sono soprattutto le carte dei singoli alieni, sono molto ben fatte, sono veramente gigantesche, hanno delle bellissime illustrazioni, le regole per ogni alieno sono spiegate bene, hanno anche una piccola scritta al contrario, in cima alla carta, che riassume, diciamo, l'abilità, così che gli altri giocatori possano sempre tenerla sott'occhio e sapere quel giocatore ha quell'abilità. Appunto, i disegni sono molto belli, purtroppo secondo me piccolo difetto forse è che sulle carte, diciamo sul mazzo di carte, sui vari mazzi di carte non ci sono illustrazioni, però questo se da una parte è un difetto perché ti toglie un po' ti impedisce un po' di immedesimarti nel gioco, al tempo stesso è molto funzionale perché non hai distrazioni, vedi subito cosa fa quella carta e quindi la puoi giocare immediatamente. Direi che anche i pianeti, prima ne parlavamo, a te non piacciono molto i segnalini dei pianeti, io li trovo molto funzionali,
Sono diversi solo per colore, di fatto, quelli rossi sono rossi, quelli blu sono blu, però hanno più o meno la stessa immagine, quindi si distinguono facilmente. Le navicelle è molto carino il fatto che puoi impilarle, certo. Quindi puoi sempre sapere quante ne hai e puoi facilmente spostare da un punto all'altro, quindi sostanzialmente per quanto riguarda i componenti, secondo me è un ottimo titolo. Sono assolutamente d'accordo sulla qualità dei componenti, perché appunto, come hai detto tu, le carte sono sicuramente ben fatte, di un cartoncino anche rigido, i pianeti stessi sono comunque ben fatti. Dicevo appunto che non è che non mi piacciono tanto i pianeti come grafica, semplicemente noto che c'è una netta discrepanza tra le illustrazioni delle razze aliene, che sono sicuramente fatte in maniera ottima, lo vedete già anche solo dalla scatola, rispetto a tutto il resto, che invece è molto più sterile, se vogliamo, e anonimo. Ecco, parlando di alieni, secondo me è proprio il punto forte del titolo, la parte che mi piace di più di Cosmic Encounter, il fatto che ci sono solo nella scatola di base decine di alieni con poteri che sono veramente molto differenti l'uno dall'altro e che determinano davvero la strategia di gioco. Non è come in altri giochi dove sì, hai un potere, cambia leggermente la tua strategia, però non è così influente. No, qui se hai un certo alieno, la tua strategia di gioco potrà cambiare anche completamente. Poi alcuni alieni hanno un impatto un po' più forte di altri, ma comunque sono tutti molto interessanti, queste abilità, e anche le interazioni fra le abilità dei vari alieni sono molto interessanti. Magari tu giochi lo stesso alieno in due partite diverse, ma visto che in una partita ci sono, ti vai a scontrare con alieni differenti, cambiano anche le tue strategie. Quindi la rigiocabilità da questo punto di vista è veramente infinita. Sono d'accordissimo, guarda, praticamente mi stai rubando tutte le parole di bocca, non mi fai neanche parlare in questa recensione. D'accordissimo con quello che hai detto, il gioco ha una rigiocabilità davvero elevatissima, le abilità degli alieni sono secondo me ben fatte e soprattutto mi piace anche che sia il manuale stesso a indirizzarvi su quali siano quelle più facili, diciamo, sì, da gestire, perché non solo il manuale ma anche il colore proprio della carta dell'alieno. Esatto, quindi in sostanza voi sapete con quali partire e poi da lì potete esplorarne e farne veramente, avete materiale per fare un sacco di partite anche in base alle combinazioni di varie razze che troverete sul tavolo. Parlando invece di meccaniche di gioco, visto che adesso voglio parlare un po' io, perché se oggi Federico non mi fa parlare, di solito parlo solo io, esatto, no scherzo, dai, non è vero. Comunque, quello che a me piace tantissimo di Cosmic Encounter è che comunque, a prescindere dal turno di gioco, a prescindere da che cosa state facendo, anche se voi non siete chiamati in causa in un certo momento della partita, dovete sempre essere attenti. Dovete sempre essere attenti a cosa stanno facendo gli altri giocatori, a che tipo di alleanze si stanno formando, a eventualmente decidere se e quando, ovviamente se siete chiamati, come entrare in causa, quanto supporto dare. Quindi è un gioco che vi mantiene sempre alta l'attenzione, questo secondo me forse è uno dei suoi pregi principali. Sì, proprio il meccanismo delle alleanze secondo me è molto interessante, lo rende un titolo dove non ci sono veramente tempi morti. Sì, è diviso a turni, in un turno io posso attaccare, poi al prossimo turno attaccherai tu, però si è sempre alleati con qualcuno nel corso della partita, a parte escluse certe situazioni molto specifiche, però di solito, almeno per come lo giochiamo noi, la maggior parte dei giocatori chiedono a tutti gli altri giocatori di allearsi con loro per riuscire a avere più possibilità di vincere. Ecco, un'altra cosa che mi piace molto è l'interazione fra i giocatori al tavolo, appunto per via della questione delle alleanze, si è sempre alleati con qualcuno anche nel turno degli altri giocatori, appunto. Sebbene il gioco sia diviso in turni, in ogni turno i giocatori di solito chiedono ad altri giocatori di allearsi con loro, e anche il giocatore che viene attaccato può chiedere ad altri giocatori di allearsi con lui per riuscire a vincere la battaglia. Le interazioni fra i poteri dei vari alieni sono molto interessanti all'interno della battaglia, e poi ci sono alcune carte di alieni invece che hanno effetto al di fuori delle battaglie. È poi interessante il meccanismo del negoziato: se entrambi i giocatori giocano la carta negoziato, bisogna discutere in fretta per riuscire a fare uno scambio, e se non si riesce si ha una penalità. Quindi insomma è un gioco molto molto completo, che ha un sacco di meccaniche, però è anche facile da imparare. Assolutamente, anche la semplicità, appunto, come dicevi tu, ci sono diverse varianti all'interno della scatola, però comunque anche solo la versione base è completa come gioco, di fatto, sì. Cioè già mi soddisfa parecchio. L'altra cosa che a me piace veramente tantissimo di questo gioco è il fatto che, anche se
comunque magari uno è particolarmente fortunato, banalmente pesca delle carte molto forti, vince continuamente le battaglie, ebbene con questo meccanismo delle alleanze può veramente trovarsi davanti a una vita molto difficile, perché tutti quanti tenderanno a coalizzarsi contro di lui. Certo. Per quanto riguarda la dipendenza della lingua, si tratta secondo me di un gioco decisamente dipendente, non solo per le carte alieno, ma anche per le carte appunto del mazzo, che hanno, a parte i numeri, hanno comunque del testo, soprattutto se giocate con le varianti, per esempio le carte tecnologia hanno un sacco di testo e sono tutte diverse. Quindi decisamente, se non masticate molto l'inglese, vi consiglio la versione in italiano. Piccolo neo secondo me di questo gioco è la scalabilità. Il gioco, come detto, va da 3 a 5 giocatori, in 4 in 5 funziona tutto sommato bene, senza grandissime differenze se vogliamo, ma in 3 proprio non ci siamo secondo me. In 3 non è un gioco da 3, perché in 3 praticamente continuerete a venire chiamati se non siete il giocatore attivo e dovete continuamente decidere che cosa fare. Non lo so, lo vedo secondo me come una variante, diciamo, che però perde un pochino di attrattiva, ecco, non saprei come. Sono assolutamente d'accordo con te, questo è un gioco da 4 o 5 giocatori. Da 4 è bellissimo e per 5 giocatori secondo me è un capolavoro, uno dei giochi più belli che ho per 5 giocatori. Insomma, che dire, se avete occasione fateci sicuramente una partita e naturalmente nei commenti fateci sapere che cosa ne pensate, sapete che quella sezione è completamente a vostra disposizione. Vi ricordo anche che abbiamo fatto l'unboxing, ve lo lascio nella descrizione appunto il link per andare a dare un'occhiata più da vicino ai componenti, e insieme a questa trovate anche il link alla nostra pagina di Facebook, Instagram e Telegram. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!